Con un pizzico di buona sorte il Torino ha conquistato il primo punto fuori casa. Il Cesena, senza Di Bartolomei, con Angelini in regia, è riuscito a mettere in seria difficoltà la retroguardia granata. Al nono la legnata di Ceramicola viene deviata in qualche modo sulla traversa. Il Torino non fa catenaccio, cerca Polster con lanci lunghi. Gritti pesca bene l'austriaco, un buon controllo, conclusione da dimenticare. Due fiammate prima dell'intervallo, splendida combinazione Cuttone-Leoni, Lorieri compie un mezzo miracolo. Al 42esimo si fa vedere ancora Polster, questa volta la mira è azzeccata, risponde benissimo Rossi. Il Cesena cerca disperatamente il primo gol, lo sfiora al 13esimo della ripresa, con Lorenzo il numero dei pali colpiti aumenta. La reazione granata non impressiona, ancora il Cesena a mantenere l'iniziativa, al 27esimo ci prova Rizzitelli, conclusione ribattuta in corner. Allo scadere il Torino sfiora il colpaccio, colpo di testa di Bresciani subentrato a Polster, ulteriori brividi nell'inzuppata tifoseria cesenate, ma sarebbe stata davvero una beffa troppo pesante.